ragazzi, come potete vedere in questo nuovissimo video, oggi siamo tornati in un nuovo video su Minecraft per andare a scoprire una mappa, ma che dico mappa, una mappona che è stata costruita a mano in 6 anni. Vi spiegherò tutte quante le informazioni su questa mappa appena inizierà il video, raga, ma mi raccomando. Quanti mi piace dobbiamo lasciare? Tipo, non lo so, 4732? Siete pronti? Vai come mi piace e vai con la sigla. Raga, allora, prima di iniziare voglio dire che questo video è video in collaborazione con grandiaffari.shop. Questo è un sito di network marketing che ti permette di acquistare un qualsiasi prodotto tecnologico che hanno nella loro lista a un prezzo praticamente bassissimo. È un sito molto diverso e particolare rispetto ad altri, perché una volta acquistato un prodotto che vi piace a un prezzo molto basso, verrete inseriti all'interno di un gruppo d'acquisto, all'interno del quale vi aiuterete con altre persone che compreranno un qualsiasi altro oggetto presente all'interno del sito, e raggiunto appunto un certo numero di prodotti venduti, il vostro prodotto verrà spedito e voi praticamente avrete speso un terzo o un quarto del prezzo originale del prodotto. In qualsiasi momento c'è il gruppo Telegram appunto di questo sito, dove potete vedere a che punto è il vostro pagamento, il vostro prodotto tra quanto sarà spedito, se dovete aspettare tanto, qualsiasi cosa c'è sul gruppo Telegram, e ovviamente anche le altre informazioni sono sul sito stesso. Circa 2 settimane fa ho acquistato praticamente a un tot di soldi ovviamente bassi il VR per la PlayStation 4, questo qua, che mi è arrivato pochi giorni fa, dopo 2 settimane appunto. Ma qual è la cosa particolare? Che entro 14 giorni dall'acquisto voi potete praticamente richiedere un payback e quindi riprendere i soldi che avete speso, se non vi date o cose varie. Altrimenti, in qualsiasi momento, addirittura dalla sezione Classic Shop dal sito, potete acquistare il prodotto a prezzo pieno come un qualsiasi altro sito. Quindi quello che vi consiglio io è andare a vedere sul sito, di cui il link sarà in descrizione appunto, se c'è qualche prodotto che vi interessa, entrate appunto nel gruppo d'acquisto. Quindi quello che vi consiglio io è di andare a dare un'occhiata ovviamente sul sito, che vi lascerò il link in descrizione, e se c'è qualche prodotto che vi interessa potete entrare nel gruppo d'acquisto appunto spendendo pochissimo, e magari in qualche settimana vi arriverà già il prodotto. E ora, raga, iniziamo subito con il video. Allora, raga, questa mappa è una mappa super particolare. Ho letto un articolo recentissimo su questa mappa dove appunto si racconta che un giocatore ha costruito in 6 anni blocco per blocco, quindi senza aiutarsi da farsi aiutare da programmi esterni o da mod o cose varie, blocco per blocco in 6 anni, quindi cambiando anche di versione in versione Minecraft, ha costruito questa mappa. Non l'ho ancora vista, ho visto solamente uno screenshot che è una specie di città, però andremo a scoprire insieme che cosa ha costruito e andremo ad esplorarla insieme. Siete pronti, raga? Iniziamo subito entrando in quella che è la New Wise World. Pronti, raga? Stiamo entrando. Vediamo che cosa hanno costruito, anzi che cosa ha costruito in 6 anni. Allora, ok, siamo praticamente in questa specie di molo. Cioè una specie di molo. Tu arrivi qui, ok, ci sono delle mappe e c'è una statua di un piccone di pietra con scritto "If you can image it, you can build it". Quindi questo qua è il suo motto praticamente, che si è ripetuto tutto il tempo mentre stava costruendo questa cosa. Oh mio Dio, raga, quanto è enorme. Cioè, se tu puoi immaginartela, puoi costruirla. Cioè, veramente, raga, lui si è immaginato, alla fine in 6 anni è riuscito a costruire questa cosa immensa, assurda. Ovviamente non credo l'abbia costruita in survival, perché è impossibile, credo l'abbia costruita in creative, ma questo è poco assicuro, perché altrimenti 6 anni, 50.000 anni ci avrebbe messo. Allora, qui è dove siamo noi, il waterfront. Ok, fighissimo. Noi siamo praticamente questo pallino verde qua sotto. Interessante, interessante. Allora, laggiù vedo già un faro, però non so se andarci subito, perché ci sono anche altre costruzioni là dietro. Oddio, no, cos'è? Forse il faro è l'ultima, non ne ho la più pallida idea. Però diciamo perché ma cos'è di là? C'è una specie di ponte fatto con blocchi rossi e bed, non lo so, è lontanissimo. Comunque direi iniziamo a entrare in città e poi magari andiamo a vedere il faro e quell'altro ponte stranissimo laggiù. Vedo che comunque ha abbastanza abbellito la città con aiuole, alberi e tante altre cose varie. Non so se è dentro Docklands Crease, non so cosa sia. Pronto? Ah, spesso sono le strade queste. Ho chiattato anche i nomi alle strade. Cioè, che malattia nel costruire questa mappa. Allora, non so se è tutto quanto arredato dentro. Ok, credo di no. Forse sì, proviamo un po' a salire in questo grattacielo qua che dice stanza numero 2. E ci sono, c'è un frigo, dei letti. Ah, questo è un albergo? Questa è una stanza numero 2. Vediamo un po' se proviamo a salire ancora di più. Vediamo un po' cosa
c'è sopra, qua che c'è, stanza numero 3. E la stanza 1 qual era? Ok, non lo so. Comunque c'è la cucina, il frigorifero, altri letti nelle casse. Credo siano vuote, perché se si è messo infatti a mettere anche gli oggetti nelle chest, veramente è un pazzo maniaco. Ok, se saliamo ancora più su che c'è? La stanza 4, che è praticamente identica. Poi si sale, sto cadendo di sotto, aiuto, ho 3 cuori. Ah, c'è praticamente il soffitto. Sembrava altissimo, ma il palazzo più basso di tutti quelli che ha costruito. Oh mio Dio, qua cosa c'è? Una specie di... sono delle tipo parabole queste qua? Sì, cioè, non lo so, sono finte, ma sembrano delle parabole, quei cerchi lì. Ok, intanto stiamo tipo facendo, non so, Assassin's Creed tra i palazzi, saltando da un palazzo all'altro e entrando negli edifici, nelle case delle persone, rompendo le finestre. Cioè, i ladri proprio fanno... cioè, Matteo, sei un mito? Fai il ladro con... ma raga, ma continua anche di là, non finisce! C'è una specie di piramide e altre case laggiù. Ma quanto diavolo è enorme questa cosa! Ho capito 6 anni! Ma 6 anni blocco per blocco, figlio mio, ci hai messo, cioè, non lo so, una vita per fare una cosa del genere. Infatti 6 anni ci ha messo, magari ha 6 anni. E lui è nato e ha iniziato a costruire e ora ha 6 anni e ha finito di costruire la mappa. Costruito nel 2011 e refurbished. Amo! Che vuol dire refurbished? Cercalo un po'. Refurbished con l'H. Ah, ristrutturato, ok, grazie! Quindi l'ha costruito e poi dopo lo ha rifatto. È un pazzo! È un magari non gli piaceva perché l'ha costruito quando non era bravo in Minecraft. Poi dopo 3 anni lo ha ricostruito. Va bene, cos'è qua? Subway entrance, la stazione. Oh mio Dio, c'è la stazione. C'è la metro, si scende giù e funziona. Oddio, funziona! Però è un po' buggata. Ho perso la metro. L'ho persa. Adesso dove si va? Non lo so, aiuto. C'è anche la linea gialla. Ah, c'è la linea rossa e la linea gialla. La linea 1, quindi la rossa è invece la linea 2. Cioè, di più ha fatto la metro. No! Eccolo! Sì, ho preso la linea 1. Ok, non so come cavolo ho fatto a prendere. Era 20 minuti che aspettavo la metro. Non so dove ci sta portando, ma è altissimo il volume. È un'altra stazione. Però non si può leggere neanche il nome. Oddio, passa anche fuori, wow. Ok, qui si va ancora giù, sottoterra. Raga, ma quanto cavolo. Cioè, quanto ci si è messo a cioè, dalla mattina alla sera in 6 anni per costruire. Cioè, perché neanche in 6 anni riesce a costruire una cosa così figa. Ok, siamo arrivati al capolinea. Siamo scesi, intanto quello torna indietro. Allora, dove siamo? Qui c'è la linea, linea 8. Cioè, 8 linee di metro ha fatto in questa città. Questo è pazzo. Questo è pazzo. Ok, usciamo. Vediamo un po' dove siamo e dove ci ha portato. Raga, ma è la zona ricca e moderna della città. Ci sono, vediamo un po', un sacco di grattacieli. Cos'è qui questo coso super... va bene, forse l'ho rotto. È un ponte. Ah, il ponte è questo qua sopra. Ok, ok, ho rubato la mappa, ma non fa niente. Non ci interessa. Oh mio Dio, quanti grattacieli ha costruito. E c'è anche un mega ponte. Il ponte non dovrebbe essere qui, ma c'è lo stesso. Che vuol dire? Che l'aveva costruito per stare da un'altra parte, però poi l'ha messo qui o si è sbagliato? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Però il ponte è qui in mezzo ai grattacieli e non c'è neanche nulla che passa su, tipo un fiume, niente. C'è l'uscita della metro sotto un ponte. No vabbè, questo qui è bellissimo. È tutto quanto in vetro colorato. Ground floor, ok, va bene. Che comunque, tipo nel 2011 neanche c'era il vetro colorato. Lui inizia a costruire nel 2011 questa mappa. Oh mio Dio. Ah, forse questo qua intendeva con ristrutturato. Nel senso che comunque l'ha costruito con i blocchi vecchi e poi l'ha ricostruito e l'ha ristrutturato il palazzo precedente quando sono usciti i blocchi nuovi. Tanto so. Oh, e questo è il nostro palazzo, raga. C'è una fiamma gigante. Matteo Fire è il nostro palazzo. Che c'è scritto? New Wise Fire Service. Ah, tipo i pompieri. Fire Service credo siano i pompieri. C'è un quadro che non so cosa serva. Ma ha costruito tipo anche i camion? No, però volevo il palo del pompiere che si è buttato al quinto piano. Non c'è? Non c'è? Ah, c'è un bellissimo tettuccio. Non un tettuccio, scusate, un balconcino. Ok, e non si sale di più. Va bene, siamo all'ultimo piano quasi, ok. Raga, io mi sono messo in creative perché, cioè, guardate cosa diavolo ha costruito. Cioè, ci mettiamo 70 anni a esplorarla normalmente. Voglio farvela vedere anche in volo. Ma lì c'è completamente un altro quartiere di case. Cioè, questa è la città, ma lì c'è l'altro quartiere. No, dobbiamo assolutamente... questo qui cos'è? È una serra, tipo? Ci sono alberi a tutti i piani. È una specie di palazzo fatto, cioè, tipo ecosolidale, non lo so. Cioè, viva l'ambiente e la natura. Oddio, questo grattacielo è gigantesco. È gigantesco. Forse era quello che abbiamo visto prima, sì. E di fronte c'è il fire service. È enorme questo coso. Cioè, lì giù addirittura c'è un mulino. Lontano dalla città, una fontana qui sotto. No, non è un mulino, cioè, ho visto male. È una gigante antenna parabolica.
Non so che diavolo fa. Penso sia buggata. Qua ci siano i blocchi. Esatto. Eccola qua, ricaricato i chunk. Raga, c'è una specie di laboratorio segreto. Che non so, tipo satellitare. Oppure una... Non so cos'è, magari c'è scritto. Vediamo un po' se entriamo, se c'è scritto qualcosa. Allora, livello 4, Interstellar Communication. Cioè, questa qua è una specie di sonda che comunica con le navicelle nello spazio. Cioè, che figo. E invece qua sotto che c'è? Tipo un laboratorio? No, vabbè, ci sono tipo queste gallerie enormi, tutte quante di vetro. E qua, questo qua credo sia tipo un laboratorio o qualcosa, delle teste dei mob, delle cose strane, tutti i mob, raga, tutte le uova dei mob. Qua si studia qualcosa, secondo me. Qualcosa di scientifico. Flora e fauna, livello 2, studio sulla flora e fauna. È una specie di laboratorio di scienziati dove a ogni piano studiano qualcosa. Livello 3, archeologia, costruito nel 2015. Questo è abbastanza recente rispetto all'inizio della mappa. Esatto, è un laboratorio, c'è scritto lab. Ma raga, è un pazzo, ha costruito anche le montagne. Cioè, se anche queste qui le ha costruite blocco per blocco, c'è cioè un ponte. Raga, è infinita questa mappa, oh mio Dio. Qui intanto c'è un viale che si allontana dalla città e non so minimamente dove ci porta, ma io lo sto seguendo. Perché, ehi, se c'è una cosa che mi distrae, io la seguo assolutamente. Raga, basta, quanto è lungo questo viale, dove cavolo ci sta portando? In un'altra cittadina nel bosco, in un villaggio nel bosco? No, qua si divide in due la strada. No, raga, è qualcosa di enorme. È qualcosa di assurdo. Seguiamo quest'altro, perché di là non so minimamente dove diavolo si vada. No, quanti ponti, quante cose. Cioè, qua c'è una specie di stallaggio, non so, una specie di ponte. Stranissimo. Qua c'è un altro ponticello che va di qua. City of Rockwood. Quindi, tipo, città della roccia legno. No, roccia foresta. Non ne ho più pallida idea. Qui c'è una specie di galleria, tutta così quadrata. E poi si esce. C'è un'altra città con altri grattacieli completamente squadrati questa volta. Cioè, sono stranissimi rispetto agli altri. Cioè, è una specie di periferia perché non ci sono i grattacieloni modernissimi come l'altra. Però è sempre bello. Di là c'è la giungla. No, non credo che nella giungla abbia costruito. Penso finisca prima della giungla. Eh sì, raga, nella giungla non vedo più niente. Anche se è talmente fatta bene questa giungla, è talmente strana che secondo me ci potrebbe essere un qualcosa dall'altra parte, non lo so. No, dai, credo che finisca la giungla e finisca la mappa, perché altrimenti, cioè, stiamo camminando da 10 ore. Mentre, raga, si sta facendo notte e qui c'è una specie di ponte che ci porta in quest'altra zona dove c'era anche il faro prima. Carino il faro, molto carino. C'è la data di quando l'ha costruito, vediamo un po'. Data 2014. Ah, ok. Laggiù c'è la centrale nucleare. Cioè, ha fatto anche una centrale nucleare. Cioè, ha creato veramente un mondo. Cioè, ha creato un vero mondo. E c'è tutto quello che in un mondo servirebbe. C'è l'energia, c'è la TV, i laboratori con gli esperimenti, i grattacieli, i pompieri, c'è tutto. Qualsiasi cosa ci deve essere nel mondo c'è. Entriamo un po' dentro la centrale nucleare, c'è l'acqua sotto. Wow, che figata. E qui ci sono tutte quante le cose con le leve per attivare le varie cose. E qui si esce. No, vabbè. Questo tipo è veramente un pazzo. Cioè, è un pazzo. Non so laggiù che c'è, ho visto tipo una striscia rossa che è sparita nel frattempo. Ma è un pazzo, raga, questo tipo. Raga, cioè, questa mappa è qualcosa di enorme. Non possiamo sicuramente stare qua 8 ore ad esplorarla tutta quanta. Ma io vi lascio il link in descrizione. E se vedete che c'è qualcosa di figo, voi la scaricate, ci giocate. E vedete se c'è qualcosa di figo, me la mandate su Instagram. Così lo vedo, perché sicuramente mi starò perdendo un sacco di cose fighe. E almeno mi aiutate a vederle. Quindi, raga, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi se non fosse iscritti, di mettere un bellissimo mi piace, un commento. Passate da Instagram, raga, che arriveranno un sacco di novità su Instagram tra poco, a breve. Abbiamo fatto fare tutto. Io vi saluto, linea allo studio.